che al pre-parco stanno arrivando i piloti del Sidecar Cross, altra disciplina abbinata al campionato italiano Quad Cross, e anche il campionato italiano Sidecar Cross sta crescendo, ci sono diversi piloti che si schiereranno al via. In questo momento è stato aperto il pre-parco della griglia di gara 2 e stiamo aspettando i piloti. Andiamo incontro a uno dei protagonisti del Sidecar Cross, una storia, Fabio Righi. Quanti anni su questo tre ruote? Allora, qua c'è stata una sosta in mezzo, purtroppo. Praticamente io ho iniziato nell'85 fino al 91 e poi ho fatto una sosta abbastanza lunghi per motivi di famiglia e così, che ho sospeso, e poi dopo, quando è nata mia figlia, speravo in lei, infatti sui 12-13 anni abbiamo iniziato un po' a girare, ai 15 anni, e poi dopo lei purtroppo per problemi fisici ha dovuto abbandonare e ho preso dentro il suo ragazzo, giovanissimo, passeggero. Il tuo passeggero, che viene chiamato anche Scimmia, come viene chiamato? Esatto, è un vecchio soprannome delle nostre zone, che noi siamo le zone fra Modena e Bologna, che lì ai tempi dove è nato anche il Sidecar in Italia, cioè c'era, diciamo, Emilia Romagna, Umbria e Piemonte, diciamo, le vecchie storie. E quindi è stato come soprannome, veniva chiamata Scimmia perché si spostava di qua e di là. È un lavoraccio con le mani. Abbastanza un lavoraccio. Qua è la giovane coppia che oggi ha vinto il campionato italiano 2015, giovane coppia che speriamo che riescano un po' a immergere anche nel campionati stranieri. Adesso stanno provando i ragazzi, lui è Costa Simone, il pilota, che so che ha fatto una gara 15 giorni fa in Austria. Sì, è andata abbastanza bene, eravamo... Prima manche abbiamo fatto quarti, seconda manche ci è andata un po' di sfortuna perché stavamo prendendo il terzo, l'austriaco, però abbiamo spaccato la catena, quindi è andata male, piccolo problema tecnico, però divertente, è stato bello. Facciamo un paio di domande a Lemuel Ravera, il passeggero di Simone Costa, oggi campioni italiani, allora? Sì, è una grande soddisfazione, frutto dell'impegno nostro di questo inverno nel preparare la stagione, siamo davvero molto contenti. Ora, la mia esperienza nel Sidecar è iniziata con Simone, quindi noi abbiamo iniziato il 2011-2012 insieme, poi ci siamo divisi due anni in cui ho potuto correre sia con Maurizio Mattoni sia con Fabio Righi e ho potuto migliorare la mia esperienza grazie a dei piloti esperti. Questa è una delle scimmie di origine piemontesi, Lemuel. Adesso passiamo a un altro equipaggio. Qua è il numero 9, che purtroppo nella prima manche hanno avuto un piccolo problema. Sì, un piccolo problema nel sorpassare il numero 111, ti risulta? Sì, molto feroce. Vabbè, si sbaglia, dai, succede. Stiamo bene. Qua un'altra scimmia originale piemontese questa. Anche lui ex campione italiano nel 2013 equipaggio è Costa Beraldo, siamo riusciti a vincere l'italiano. Un altro equipaggio misto piemontese emiliano, partiamo dal pilota che è il papà di Simone. Oggi è una brutta giornata, oggi siamo mezzi acciaccati, però vabbè, facciamo quello che riusciamo. Questa è la scimmia originale vignolese, dove ci sono le ciliegie. Ne hai mangiate di ciliegie? Poche quest'anno, poi sai, alla nostra età, 50 anni, 100 anni in due,
diventa dura anche qua sopra, è pesante, pesante, il caldo e tutto, gli acciacchi che tutte le mattine c'era uno nuovo, però via, cerchiamo di stare in compagnia, noi lo facciamo per divertimento, ci passiamo una domenica invece che andare in bar, almeno veniamo qua. Fabrizio Pedroni, suo padre aveva un'azienda che faceva telai negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, che hanno vinto quanti campionati italiani? 5-6 campionati, adesso non ricordo, hanno fatto per vari anni, hanno vinto insomma, diciamo, con vari equipaggi, primi, secondi e terzi, primi, secondi e quarti, insomma. Andiamo qua a intervistare l'altro equipaggio di casa. Fino adesso positiva, adesso abbiamo volato però. Però fino adesso bene, dai. Colpa di quei tati laggiù. Perché purtroppo la prima mansa hanno sopparato la terra. E ci sta perché così capiscono anche loro, è bello, perché risveglia cadere. Quanto non si fa male, eh? È successo anche a me parecchie volte, quanto cadevo mi dava, ringiovanivo. Uno dei miei vecchi compagni, su quanto si correva negli anni 80, che ha ripreso anche lui in questi anni, Maurizio Mattoni. Eccoci qua, nuova avventura con una passeggera. Bravissima, grande appassionata, e quindi ci divertiamo ancora, dopo 30 anni siamo ancora sopra a questi mezzi particolari, ma diciamo che questi quando ti prendono difficilmente li lasci, e quindi continuiamo finché ce la facciamo. Non ci siamo trovati tanto con la pista, oggi anche ieri siamo in difficoltà, non riusciamo a interpretare al meglio il circuito. Dai, speriamo nella seconda manche, perché a volte forza di girare, girare un po', dai, si prova di migliorare. L'importante è trovare la sicurezza giusta, Marco? Certo. Ok, dai, di nuovo, dai. Ciao Bernardini, mi ha fatto piacere che oggi hai fatto una seconda posizione. Dai, bravo, così adesso nella seconda manche si fa ancora divertire. Ci proviamo a farci divertire sempre, io e te, sempre. Sì, perché siamo due vecchietti ma ci sbizzarriamo ancora. Un attimo il passeggero, suo figlio. Ciao, sì, che è il secondo posto della stagione, il primo, l'8 agosto. Poi la polvere, ma... Oh. Lui si chiama Andrea Mattoni, il nipote di Maurizio, ex scimmia, che poi è passato, si è convertito alla guida. Purtroppo non ha un gran tempo per allenarsi, però sarebbe un ragazzo, un bel equipaggio che prometterebbe bene, però purtroppo non hanno un gran tempo quest'anno. Si spera, il prossimo anno? Si spera, sì, per un altro anno, diciamo, con un pochino più di tempo per allenarsi. La moto c'è, il feeling c'è, quindi basta solo un po' più di allenamento. È tornato uno della vecchia guardia, che è tornato a vedere se ce la fa ancora a battere sti giovani qua, ma è dura. Un altro equipaggio della zona. Come si chiama lei? Che non l'ho mai vista. Paolo Migno. Bene. Suo passeggero o scimmia? Gattoni Nicola. Bene, Gattoni Nicola. A questo punto direi di chiudere. Vi saluto ragazzi. E niente, seguiteci, mi raccomando. Ciao a tutti.